L'Accademia di Francia a Roma è una creazione del re Luigi XIV alla fine del Seicento. L'idea era di fare una residenza per artisti, per giovani artisti, per far capire l'arte antica, e Roma era la città per questo. L'Accademia di Francia si è trasportata a Villa Medici all'inizio dell'Ottocento, voluta di Napoleone. Gli artisti venivano qua a Roma perché era l'unica fonte dell'arte. Era questa idea che l'arte il più importante della storia era fatto a Roma. Per gli artisti francesi e stranieri, venire a Roma, soggiornare a Roma, stare a Roma per un anno è importante perché c'è un rapporto molto forte con la storia. C'è sempre l'idea che la creazione di oggi potrebbe essere più vivace, più ricca in questo rapporto con la storia. Sin dalla fine del Settecento, le accademie internazionali presenti sul territorio italiano offrono ai giovani artisti che provengono dai loro paesi borse di studio per soggiornare a Roma e di lì viaggiare per l'Italia, alla scoperta dei capolavori dell'arte antica. Ma per quasi un secolo solo la Francia ha disposto di un istituto di studi a Roma, l'Accademia Francese, che viene fondata nel 1666 e che fin da allora ha offerto ai giovani artisti d'Oltralpe alloggi, atelier e spazi espositivi nella città eterna. Il Teatro delle Esposizioni è una manifestazione pensata per mettere a contatto con il pubblico di Roma, ma con il pubblico italiano, i risultati delle ricerche dei borsisti. Queste persone che spendono un anno a Roma con un progetto di ricerca specifico. Quest'idea del Teatro delle Esposizioni è anche un titolo che cerca di far capire che non è una mostra tradizionale, ma è qualche cosa a metà tra il festival, la mostra, l'happening, anche per mostrare il fatto che passare un anno a Roma cambia il tuo lavoro. Piacevolmente ho notato che questa relazione con la città diventava sempre più profonda. Molti dei lavori presentati hanno Roma come oggetto, come occasione di ispirazione. Quand je suis arrivée ici, je me suis rendu compte que la sculpture à Paris qu'on croise vraiment au hasard, à Rome, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que la sculpture est partout, partout, partout. Donc le projet que j'avais à la base, qui était vraiment de continuer à rendre compte comme ça de ce patrimoine historique romain, s'est avéré impossible. This is a specific project that is called a Shared Letter for Rome, and it's a project for the library. A library in Rome. A library is public, and here it's kind of
half public, and I'm very much interested in books as a recipient. As a sculptor, I'm working a lot with these recipients, with a head that is also a recipient, that could be a cup, or with shoes that could also be a recipient to hold something that you just have to take with you immediately. You have this phenomenon you have everywhere in the world, so it's not specific only to Rome, but the light is always different in each city. And in, for example, in Paris, the light is very cream and gray, and here the colors are much more strong. And so I was very in attention of that. And this moment of change, of balance, of being here and going there was something that was important. So I did it, the first part, filming my books at home in Paris, and then to film the projection, so the reflection of that here in Rome.